nella mia pratica professionale, perché sono medico legale, ho seguito decine e decine, probabilmente anche qualche centinaia, di bambini danneggiati dalle vaccinazioni. In molti casi ho ottenuto un riconoscimento del danno da vaccino, per cui un pagamento di indennizzo. In molti casi però non l'ho ottenuto, ma questo non toglie che non fossero danni da vaccino, perché io seguo solo quelli che ritengo che siano effettivamente danni da vaccino, alla luce della legge. Perché una cosa che nessuno dice, e che invece è fondamentale, è che i giudici che sono chiamati a decidere devono decidere non perché si mettono il camice bianco e fanno il giudice in camice bianco, devono decidere come giudici. E la legge 210 parla di ragionevole probabilità, cioè il legislatore sapeva benissimo che è molto difficile individuare il rapporto fra il vaccino e il danno. È molto difficile, e per questo ha fatto una legge che si chiama legge previdenziale, che è la 210, che prevede il ragionevole dubbio, non la certezza. Però purtroppo da 2 o 3 anni, siccome il giudice non se la sente di affrontare lui il problema e incarica un medico che si chiama consulente tecnico d'ufficio, questo consulente tecnico d'ufficio da 2 o 3 anni, da quando è montata questa campagna a vantaggio delle vaccinazioni tout court, senza sì e senza ma, eccetera eccetera, la maggioranza dei medici ha paura a riconoscere che sia stato un vaccino a provocare quel danno. In una causa a Udine addirittura la controparte, cioè la ASL, ha detto al consulente del giudice: caro consulente, se tu dici che qui c'è stato un danno da vaccino, domani siamo sui giornali e nessuno vaccina più nessuno. È chiaro? Cioè, questo vi sembra un ragionamento medico-scientifico? Cioè, ma scusate, o c'è o non c'è. Come io cerco di portare tutti gli argomenti per sostenere che il danno da vaccino c'è, così tu, consulente dell'ASL, devi portare argomenti contrari, non spaventare il consulente d'ufficio dicendogli che domani siamo sui giornali e nessuno si vaccina più. Questi non sono ragionamenti ma né scientifici né logici. E comunque, nonostante questo atteggiamento negativo, i riconoscimenti di danni da vaccino sono almeno più di 600, a me ne risultano 640, ma vi dico che però questi dati si fa fatica a trovarli dappertutto, cioè non vengono forniti. Recentemente c'è stata una trasmissione televisiva a Report in cui si faceva vedere come la farmacovigilanza in Italia non funziona. Bene, in tutto questo, nel 2000 praticamente, si era ottenuto il superamento dell'obbligo, nonostante la legge comportasse ancora l'obbligo, ma almeno era possibile mandare comunque i bambini a scuola, perché la scuola era un diritto-dovere che aveva il sopravvento su qualunque altra considerazione. Bene, in questi 18 anni non ci sono state epidemie significative. Cioè, pensate proprio tutto quello che volete, però se usiamo il cervello dobbiamo dire, per arrivare a un decreto legge come quello ipotizzato, insomma, ci vorrebbero delle motivazioni adeguate quantomeno. Bene, non c'è stato nulla di tutto questo.